il treno che viene dal sud. Dicevi che forse presto potremmo stare finalmente assieme, anche se per ora non vedi come si potrà fare per la casa. Ormai sono già 2 anni del nostro matrimonio e tu sai quanta voglia c'ho anch'io di esserti vicina, che ci siamo sposati, che tu già stavi via e mai siamo potuti stare assieme. Però tu non ti devi fare una preoccupazione se la casa ancora non la trovi, perché come ci hai avuto il contratto stabile d'annuale, che tu manco ci speravi, vedrai che anche per la casa tutto si mette a posto. Almeno lì c'è il lavoro e ci arrivano sempre i soldi che ci mandi, mentre qua invece le difficoltà sono sempre tante. Al paese ci restano ormai solamente le donne e i vecchi. I giovani, come possono, scappano da questo posto che non ci dà niente. Se n'è andato anche Dino, è andato in Germania e anche mio cugino Nanni Petrini e Bruno, che sono a Stanz, dove ce l'ha chiamati Antonio Sassaroli. Anche Pasqualino ha lasciato la campagna, si è messo a fare le scuole serali e spera che tu gli puoi trovare un lavoro lì a Torino. Patata, so, per favore. Stai sto un momento. Uè, Pino. Antonio, ciao. Come stai? Bene. Cosa mi racconti di nuovo? Devo parlarti. Sono venuto apposta dall'altra parte della città, lo sai dove sto. È una cosa molto importante per te. Spero che sarai contento. E allora? E allora ce l'abbiamo fatta. È andata bene. Bene cosa? Alla casa. Senti, andiamo fuori, eh? Si parla meglio. E dov'è? È a casa mia, la conosci, no? Perché, tu te ne vai? Magari.
quelle accanto. Tornano in Italia per via del bambino. Perché? Da quest'anno c'è la scuola e al Kindergarten non glielo prendono più. E poi che lo mandano alla scuola tedesca, se fra 2 anni tornano al paese. Quanto veniva? 2,20, no? Sì, l'anno scorso. Quest'anno non te la danno a meno di 2,70. 2,70? Sono 40.000 lire. Cos'è, il Grand Hotel? Sai, vedi un po' tu, io credevo che ti potesse andare. No, è che è tanto, ecco. Il fatto è che qui non si può più stare. Sempre in mezzo agli uomini, a giocare a carte, a parlare dell'Italia. A fare scherzi e ci devi stare anche quando proprio non ti va. La roba chiusa chiave in valigia. Sembra di stare a militare, Antonio. Se uno non ce la fa a cavarsi fuori subito, poi la forza per andare via non la trova più. Guarda quello che dormiva sopra di me. Quello ne ha fatti di anni in baracca. Sempre così. Genova, Torino, Germania. Gli è servito qualcosa. Sempre il peggio lavoro. Fonderie, miniera e adesso quel cantiere. Tanto a noi mica ci chiamano per metterci nell'ufficio, no? Sie müssen hier unterschreiben. Und das ist Ihre Kopie. Danke. Und keine Kinder, bitte. Ich will nichts mit der Polizei zu tun haben. Ja, nicht Bambini. Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, Antonio. A presto. Auf Wiedersehen. Saluto, Giovanni. Poi, sì. Come va? Pina. Pina, questo è un mio paesano. Piacere, Biasutti. Piacere. Siamo diventati vicini? Beh, purtroppo. Treno straordinario per Como, Chiasso, Zurigo, Basilea, in partenza marciapiede 19. Treno straordinario per Como, Chiasso, Zurigo, Basilea, in partenza marciapiede 19. Attention, le train de 10 de la France à destination de Chiasso, Bâle, Francfort, Trèfle, Zurich, passe à la voie numéro 19. Scusate, il treno per Zurigo. Binario 19. Treno 450, direttissimo delle ore 8.50, proveniente da Lecce, viaggia con 130 minuti di ritardo. Ah, è libero questo posto? Conoscete? No. Dove voi andate a Zurigo? Reinfelden, Basilea.
1500. Meno 2,60 per la casa. 400 per mangiare. Meno 150 le tasse e la mutua. La Svizzera. 150 di varie. Restano 350. Passport control, passaporto prego, scendere in frontiera. Perché bisogna scendere? Controllo sanitario. Perché? Guardo se abbiamo delle malattie. Ma io non tengo niente. Non c'ho bisogno della visita. Ma quando è una cosa obbligatoria? Signora, ne ho passate di visite io, di controlli, in 10 anni che vado su e giù per la Svizzera, come stagionale. Controlli su controlli. Tutte le volte bisogna fare la visita. Tutte le volte il controllo. Sì, ma non si preoccupa. Quando uno sta bene, sta bene. Quanti? Signori, passaporto, prego. Dove va, per favore? Permesso di lavoro, Andate avanti per la visita medica. Salire. Ancona Atene, salire. Per Vicizzi Vincenza. E benvenga. Come si chiama? Ecco, posso dire. Benvenga Domenica. Salve signora. Metta la catenina in bocca, s'appoggi. Ferma. A posto. Aber du Gaskal, ich bin doch noch blöd. Ein Freund von mir hat gesagt, es geht doch besser. Das ist natürlich. Wir befahren dich. Du bist die Begeisterung für Ferien. Aber bitte zu den Ferien für di Villa, ecco. Gargano Domenico. San Pietro Giorgio. Cirilli Luigi. Maggio Francesco. Grimaldi Domenico. Grimaldi Domenico. Lucchina Cosimo. Siete?
Hansa 95. No, ancora. Ecco, non bastano. Momento, ora vedere. Va bene? Sì. Gut, gut. Posso appoggiare qua? Ah, sì, scusate, tolgo su. No, 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 non disturbate, che fate? Lei è la moglie di Biasutti, di Pino? Sì. Permette? Cocco. Antonio Cocco. Ah, sì. Voi siete Antonio. È vostra quella pentola che sta là sopra? Vi serve? Non c'ho niente per fare la pasta. E se vuole la può prendere. Faccio io, lasciate. Intanto qui quelli tornano sempre tardi. Ah sì? Quelli chi? I miei paesani. E quando si sta in tanto bisogna adattarsi a fare i turni in cucina. Io ci vado alle 6 alle 6 e mezza. Poi vengono i marugani. E a voi toccherebbe dopo. Allora dovevo venire più tardi. Mi dispiace, non ne sapevo niente. E qui con gli orari bisogna stare attenti, non siamo in Italia. Ma comunque non è importanza. Se non ci sei aiuta tra di noi. Ah, grazie. Sono buoni. Come in Italia. È molto stanco, si è messo a dormire. 7, 6. Tutto da sola fa. Tutto automatico. Spaghetti, burro, olio. C'è tutto quello che serve. Non manca mica niente. C'è il sapone. Certo. E il lucido per le scarpe. Anche le calze ci sono. Assieme al mangiare stanno. Io le calze sempre qui le prendo. Certo, è tutto organizzato, eh. Per chi non sa le lingue è comodo. C'ho i numeri? Si guarda la tabella e si sceglie. Dice di schiacciare il bottone che non funziona subito. Ma guarda che roba. È una macchina perfetta, ma sai, automatica. Ne ho le volte. E non ci dà niente adesso. No, no, no. Eccola, eccola. Riproviamo. Ma vede che non funziona bene. No, no. Sai, è una macchina. E anche da noi quella delle sigarette ogni tanto. Ma non mi fido tanto io. Beh? No, aspetta. Ma adesso i soldi di prima ce li ridà? Mi sa che se li ha fregati. Se ho deciso di uscire, esco. Ma io me ne torno in Italia. Vedrai se non me ne torno a casa. Io me ne torno a casa. Non ci credo. Pino. Stavi dormendo? No. Era la Malugani. Hai sentito? Piangeva. Si sente tutto in questa casa. Sì? Sono Biasutti, signora. Le volevo ritornare i giornali. L'ho preso oggi, però 100 franchi. Oh, ma è da tanto che ci pensavo. Non scotta, è meglio che il parrucchiere. Colore uniforme, eh? È bello assai, eh? No, 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 resta qui che adesso ti faccio una bella messa in piega. Vado a prendere il bigodino. Quando lo saprà mio marito che ho speso tutti quei soldi, vabbè che l'ho pagato coi miei. Ma dove sono i bigodini? Gli uomini non capiscono mica queste cose. Che poi quando una non è in ordine si lamentano anche perché è in disordine. Ah, ma io di comodità non me ne faccio mica mancare più, eh. Televisore, tappetiere elettrico, pentola a pressione, in 2 minuti tutto pronto. Adesso anche il casco.
servoli qui. Oh, adesso ti faccio un capolavoro. Oh, sei arrabbiato? No. È per la messa in piega? È per questo mese. Lo sai quanto ci è rimasto? 120 franchi. Io non capisco, non si è fatto niente. Beh, abbiamo fatto spese per la casa. Sì, sai le spese qui. Poi c'è il mangiare che porta via tanti soldi. Perché tu al mangiare ci tieni. Non sei come quelle di qua che si accontentano di un po' di brodo e una salsiccia. D'altra parte anche la Malugani dice che pure loro non riescono a mettersi da parte tanti soldi. Malugani. E pensare che loro ci hanno pure due stipendi. Sarà. La verità è che prima riuscivo a metter via anche 500 franchi al mese e adesso niente. Due. Te l'hai detto a tuo marito quella cosa là? Sì, ci ho provato. Hai visto ieri sera com'era nero? Oh! Gli uomini sempre neri sono. A proposito, io i guanti mi devo comprare. Ah, ti porto io in un negozio buono dove ho preso i miei. I guanti sono una cosa assolutamente necessaria. Pensavo una cosa. Non sarebbe meglio che mi mettessi a lavorare pure io? Perché? Che hai bisogno di lavorare adesso? No. Dicevo così. Pare che basto io a mandare avanti la famiglia, no? Con due stipendi si starebbe un po' meglio, no? E poi pure per me. Così non starei tutto il giorno senza fare niente. Parla piano. Anche la Malugani l'altro giorno Malugani, mi ha detto che pure loro... Malugani, io ho capito voi due. Ma perché la gente non si va mai gli affari suoi? Posti così non se ne trovano sempre. E tu gli dici di no? Ormai sono in parola. Anche la domenica si può stare in pace. Buonasera. Buonasera, Pino, come sta? Ciao. Mio marito mi porta al cinema, Cime tempestose. Io voglio andare a vedere i nuovi boss della mafia, va bene? Non sarai mica matto, eh? Sono tre giorni che me l'hai promesso. Non mi interessa niente. A me non piacciono i film sulla violenza. Ma che violenza? Azione! No, a te piacciono questi film noiosi. Io ah, Cime tempestose, chiedi. Ciao. Certo. Ora è il momento di riempire il vostro serbatoio di Aviaterm, l'olio combustibile ricco di energia. Uè gente, qua c'è il programma della manifestazione di domenica. Senz'altro ci saremo. Oh, domenica manifestazione per la legge sullo stagionale. Poi mi raccomando, veniteci tutti, perché bisogna fargli vedere che siamo in tanto. Sì, sì, veniamo sicuro. Tirato. Quale giocatore? Un piacere. Due o tre punti. Vede? Come vuoi? Tu che fai? Ci vieni domenica? No. Eh già, tu sei diventato annuale ormai. Oh. Mangia tutto. Ma pensavi di ottenere qualcosa?
Beh, insomma, bisogna pure tentare. Dai e dai, bisogna che ci riusciamo. Sette belle mio. Tutto tuo. Anna, credevo che dormivi. Senti, cosa sarebbe questo lavoro? È un buon posto. Dov'è che si prende l'acqua? Dietro l'ascensore, voltato l'angolo. Anna, mi hai addormentato un momento. Hai già mangiato? Ho finito. Com'è che non avete figli voi? Qua in Svizzera, mai. Perché me lo chiedi? Ah, così. Oh, sarai mica incinta, eh? No, no. Ah, meno male. Non è mica roba per noi quei figli, che poi quando nascono bisogna anche trovare la casa igienicamente rispondente alle norme svizzere. Quali norme? Che ci vuole la casa più grande, una stanza solo per il bambino. Ah, così quei quattro soldi che ti danno se li ripigliano con l'affitto? Se ti bastano e se la casa la trovi. E se non la trovi? Prendi i soldi che hai e li porti tutti al nido. No, no, cara mia. Io appena possibile me ne torno a Bravigo, prendo un negozio e mi metto nelle scarpe. Tutti i lavori peggiori ci tocca fare. Senti, guarda, è già andata bene che ti hanno preso lo stesso anche senza contratto, va. Ciao. Ciao. Ciao Antonio. Ciao. Stavi mangiando? Sì. Scusate, ho fatto tardi. L'hai trovata? Sì, sì, è qui. Me lo sono regalato con i soldi dello stipendio. È bello, no? E poi ci sono pure le scarpe. Io vorrei proprio sapere dove è andato a ficcarsi mio marito.
sparito. Siete stanco? Creda a me, signora, i mariti bisogna lasciarli stare. Più non li badi, più poi ti stanno dietro. Volete saperne uno? State a sentire. Conoscete l'isola di Cuba, no? Un tizio era stato invitato ad andare a pesca da un pezzo grosso. Si presenta questo, no? Che razza di festa è? Ti pare? Che paese? Hanno paura che ci sbronziamo. Respira, respira, la bocca aperta, respira, respira, molto bene, non più lavorare, pensare al bambino, l'italiano piace avere molti bambini, vero?
Luizzi. Buongiorno. È per la casa, vi ha mandato l'agenzia? No, è stato un nostro amico, Panizza, Vittorio. Ah, sì, sì. Ci sono già due signori che stanno guardandola, però accomodatevi lo stesso. Venite avanti. Cosa fai qua? Vieni. Scusi un attimo. Giovanni, tieni tu il bambino. Ecco qua. Ecco, guardi, qui c'è la cucina. E qua c'è un altro letto. Noi ci facciamo dormire il bambino, è molto comodo. È tutto qui. Va bene. E quanto viene? Beh, noi paghiamo 400, però penso che il padrone adesso voglia 450. Vero, Giovanni? Sì, questo poco quella cifra, poi bisogna vedere che ne dice il padrone di casa. Vuole accomodarsi? No, grazie. Beh, anche se è un po' più cara, vi conviene tenerla perché è molto comoda questa casa. Io mi sono trovata bene e se non fosse per il bambino non la lascerei. No. Qua il bambino in casa non ce lo potete tenere? No, non è per questo, è per l'altro, per quello che abbiamo lasciato in Italia. Che... abbiamo dovuto lasciare il paese, lui sta con i nonni, sono persone anziane, lavorano tutto il giorno nei campi, il bambino ha 4 anni e non parla ancora. Insomma, dice poche parole. E poi per portarlo qui ci vuole la casa più grande, un sacco di spese. Non è giusto, però. Oggi sono riuscita a vederne 4. Però non ho trovato niente. Cos'è che non andava? Ma... o erano già in parola con qualcuno. Costavano troppo cari. Prima dicono una cifra. Poi quando vai là ne chiedono un'altra. Quanto hai detto che costa? 300 franchi. Certo che è così in disordine. Beh, ma noi ce la possiamo mettere a posto per conto nostro, no? Però... 300 franchi. Sono 30 in più di quello che paghiamo adesso. Se costa così poco, ci restano anche i soldi per metterci dentro i mobili. E speriamo che ce la danno. Hai saputo niente? Nella casa? Sì. L'hanno affittata. Non hai mangiato niente? Non avevo tanta fame. Peccato. E mo si deve buttare. Non avevo fame, ti ho detto. Senti, Vittorio mi ha dato altri indirizzi per la casa ieri. Io però non ci vengo. E perché no stavolta? E sono 5 mesi che non facciamo altro che andare a cercare una casa. Tutte le domeniche. Pino. Non ce la faccio più. Willkommen sehen frei Wohnung. Sì, italiano? Ja. Doch, keine freie Wohnung. Nicht Wohnung? Nein, doch. Ein anderes Haus, freie nein. Wohnung. Ist es hier, nein. Wohnung? Nein, doch, keine freie Wohnung. Thank you.
Sachsen, bitte auf Gleis 4 in Perron, bitte warten und einsteigen. Ti sei fatto un uomo, Pasquali. Ma anche tu sai e bene. E la visita com'è andata? La visita? L'hanno fatta pure a te? Sì, pure a me l'hanno fatta. Ci hanno messo tutti quanti nudi in uno stanzone, no? E sembrava di stare a fare il militare. Senti, a casa. Sapessi, fa un freddo tremendo. Aspetta, Anna. Ecco, prima che me ne scordo. Scusa, Pino, reggi questa, vai. Pasqualino. Dunque, aspetta. Prima che me ne scordo, qui c'è la lettera per la signora Sassaroli, no? E poi... Non si può fare a casa. Ecco, aspetta perché qui ci sono le uova fresche che ti ha mandato la mamma. Pasqualino, guarda che siamo in Svizzera. No, veramente, ci devi prendere subito perché sono fresche. No, sono belle. Niente, è il paese nostro, non c'era più lavoro, Anna. E allora, io sono andato alla scuola serale. Ah, senti, questo è il pomodoro fresco. Ah, sì, dammi. E allora, quando è che abbiamo dato gli esami? Ci stava pure uno della Svizzera. Che ci ha detto? Che se volevamo, avevamo un contratto di 11 mesi. Viaggio pagato, gli spaghetti. Sì. Viaggio pagato, tutto quanto. Questo è un formaggio, te lo manda zia Maria. Ah, anche l'olive ti manda zia. Sì, grazie. Viaggio pagato. Io sono venuto, che dovevo fare? Senti, la mamma dice che il pane così da queste parti non lo fa. Ah, sì. Senti, Pasqualino, piglia fiato un momentino, scusa. Anna, sai che ti trovo veramente bene? Tieni. Ma come, che dici? Sono tutta grassa che ho messo su 8 kg. E devo dire che sono due gemelli. Guarda che t'ammazzo, eh. Senti, Pino, questo è il vino per te. La mamma te lo manda. Le olive di zia Maria. Ah, senti, Anna, dice la mamma che per il bambino, quando nasce ci vuole il miele, non ci vuole mai lo zucchero, ci vuole il miele. Pasqualino, ti siedi e ti bevi un pochino di caffè che lo sto facendo, va bene? Hai ragione. Ah, a proposito, mi scordavo la cosa più importante. Pino, dov'è la valigia? Ah, grazie. Mi scordavo veramente la cosa più importante. Anna. Questo è per il bambino, da parte di zio Pasqualino. Pino, guarda quanto è bello! È celeste, perché io il primo nipote lo voglio maschio. Questo Morga, posso vincerci? Per un appartamento. E il zigara voli, potresti zimmer? Voli. A voli, quindi il zimmer? Tre, dry. Dry, ho un appetite. Vedi che la sto svolgendo. Perché? Perché se vuoi fluire si dà su questo filo. Cos'è il numero 11? Sei precedenti penali. Ma no. E allora scrivi Caini, niente. Sola. Sono tanto di mals. So. Come il Franz Kronk, lì per voi, ne? Tanto di mals. Quando posso... wenn ich kann, komm zurück hier. Das geht 2 bis 3 Monate. 3 Monate? Ja, wir haben 100 bis 120 Anmeldungen. Das sind 100, 120 Anmeldungen, das geht lang. Jawohl. Ja. Wiedersehen. Pasqualino?
Bisogna che ti alzi. Devi andare a vedere per il lavoro. Sì. Pino non c'è. Al cantiere. Anna, la valigia la posso lasciare qua da voi? Sì. Tanto torno a dormire qua stasera. Ti ricordi di non farti vedere dalla padrona? A me ricordo sì. Sapore di sole, sapore di mare. Bum 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 bum. Ti lasci guardare. Pasqualino, hai fatto presto. Vieni. Hai mangiato? No, non tengo neanche fame. Ma qualche cosa te la devi mangiare. Guarda che ce ne sta per tutti e due, eh. Su, siediti. Tutto a posto col lavoro? Quand'è che incominci? E che ne so, io non ci capisco niente. Perché? Che ne so, dice che c'è confusione nel contratto, che devo aspettare qualche giorno. Ma il posto è sicuro? Non lo so, dice che sono arrivato troppo presto. Che vuol dire? Vuol dire che non è permesso arrivare prima. Vi è stato rilasciato un permesso di dimora stagionale per il cantone di Zurigo con decorrenza dal 15 gennaio. Ci risulta tuttavia che il vostro ingresso nel nostro paese è avvenuto già l'8 gennaio. Ci limitiamo questa volta ad ammonirvi, ma vi avvertiamo che prenderemo nei vostri confronti più severi provvedimenti, espulsione e divieto di entrare in Svizzera, qualora in avvenire non doveste lasciare la Svizzera entro il termine fissato, oppure vi faceste ritorno prima della data indicata sul contratto di lavoro. La tassa cantonale per questo ammonimento ammonta a franchi 15. Vi preghiamo di versare tale importo entro 20 giorni alla Polizia Cantonale degli Stranieri Zurigo. E che ne sapevo io? E vedrai che non è niente. Che tutto si mette a posto. Per qualche giorno ti puoi arrangiare qui da noi. Tanto chi ti vede? Anna, ma fanno molto 15 franchi. Tu non vieni? Senti, vai tu. Io nel mio stato è meglio che non ci vengo. Mi sa che dicono di no quando vedono che tengo la pancia. Allora, aspettami qui.
Sì. Haben Sie gesehen? Tutto bene? Piaciuto? Per noi andrebbe bene. 300 franchi. Ja, 300. Quanto tempo stare? Beh, se ci stiamo bene anche 2-3 anni. 3 anni? 3 anni? Fra 3 anni, forse casa caput. Come caput? Caput, ma se ti manifesta, ma è caput? Caput, giù, finito. Ordine, tommeliren, cantone, capito? Verstanden? Schön, bello, mein hobby, pittore. Allora, dite, quando ven caput, casa caput? Un mese, 2, 3, un anno. Io, 10 mesi, aspettare, casa ancora qui. Non so. Se volere, se non buone, pazienza. Non so, ci devo pensare. Non può aspettare, magari. Vada, ya. Aspettare. Hai capito? La casa è in demolizione, per questo costa poco. Però non è subito. Cosa ha detto lui? Ma non hai sentito. Non lo sa neanche lui. Può essere domani, tra un mese, un anno. Ha detto che è un sacco di tempo che è qui e sta aspettando l'ordine. Magari per qualche mese. Intanto che cerchiamo ancora. Certo che... Pino. Proviamo. Schweizerische Bankverein 4340. Credit Suisse 3920. Wollen Sie anche Ihre Augen zum Schauen? Che sembrava bella una cosa. Scusa, Anna, non l'ho fatta apposta. Pasqualino, t'ha visto nessuno? No, veramente, non mi ha visto nessuno. Sai che l'abbiamo trovato? Che cosa? L'appartamento. Ma davvero? Manca solo la firma. È mio, sono contento. Sono contento, lo sapevo. Oh, scusa, Anna. Cosa non sentire? Sono contento, veramente. 1, 2, 3. Thank you.
dicevano. Beato te, Pasqualino, che vai in Svizzera. Ma te che in Svizzera le donne così. Così. Così buonasera. Certo che se io fossi un uomo con una di queste svizzere non mi metterei di sicuro. Chissà cosa ci trovano poi. In fondo mi dispiace che Anna e Pino vanno via. Erano gli unici che ci si poteva parlare. Se è per questo, signora, ci resto io a farle compagnia. Di te c'è mica tanto da fidarsi. No, per davvero. Che se adesso mi va bene col lavoro, vedrai che la stanza di Pino la prendo io. Mamma mia, ma io un vicino come te non lo voglio mica. Guardi, le assicuro che... Anna. È arrivato l'ordine di demolizione. Ma non possono demolire la casa così all'improvviso. Dico, voi della federazione non potete fare niente. Ma quello che possiamo, credi che noi non lo facciamo? Ma poi tu, ci sei mai stato in questa casa, no? No, non ci ho abitato, ma sono 9 mesi che cerco casa. Dove sto mi sbattono fuori. Devo mettere il bambino in ospizio? Ma allora che cosa vuoi? Tu ti devi mettere in testa una cosa, che se sei qua è perché fai comodo a loro. Loro hanno bisogno di gente che lavora e la pagano, è meglio che in Italia anche. Ma dimmi tu che cosa gliene importa a loro se tu c'hai un bambino. Ma che fa, lavora sto bambino? Produce? Anzi, sai che ti dico a sto punto, che se te ne vai, gli fai pure un piacere, perché di gente che non rompe le scatole da mettere al posto tuo, ma lo sai quanto ne trovano? Tu devi pensare che la manodopera straniera in Svizzera è un terzo della popolazione. E più di 700.000 siamo italiani. Quindi basta fare un fischio qui. E le autorità italiane? Senti, l'ufficio immigrazione non è che possono fare loro qualcosa, magari? Ma ce l'hai un lavoro e c'hai anche un contratto da annuale, no? E allora porta il bambino al Kinderheim. Tu non sei né l'ultimo né il primo, te l'assicuro. Siamo tutti nella stessa barca. E comunque... cercheremo di fare qualcosa. Non ti preoccupare. Ciao. Ormai l'unica andrà a vedere per il Kinderheim. Vediamo prima. Può darsi che poi si trova qualche cosa. Ma cosa vuoi trovare? Se non si va in tempo, non si trova posto neanche là poi. Ma non possiamo provare a tenerlo a casa? A me non mi va di tenerlo al Kinderheim. Basta che stiamo attenti, qua non lo vede nessuno. Hai visto con Pasqualino? E me lo dirà la polizia. Con quella padrona di casa che abbiamo, poi. Ma cosa gli manca al Kinderheim? Ha più cure che in casa. E poi alla festa può stare con noi. Eh già. Secondo te io metto al mondo un figlio? Per vederlo una volta alla settimana?
Dormono tutti ora? Sì, signora, adesso dormono tutti. Ma perché dormono di mattina? Perché vengono, i primi vengono alle 6 di mattina perché i genitori lavorano nella fabbrica e questo comincia presto. Qui dentro sono i bambini, le più piccole, che stanno giorno e notte tutta la settimana. Giorno e notte, non vengono a prenderli la sera e no, li riportano la mattina? Ci stanno da lunedì mattina fino a venerdì sera. Sabato e domenica sono a casa. Ma sono così legati perché stanno sempre soli? No, no, non stanno soli. C'è sempre una che fa la guardia. I più grandi sono legati per non cadere o farsi male. Ma se hanno bisogno di qualche cosa c'è qualcuno che... C'è qualcuno che fa la guardia, sì. Giorno e notte c'è sempre qualunque. E quanto costa tenere i bambini qua? Dipende dal pago. Che cos'è il pago? Del pago che i genitori prendono ogni mese. Lo stipendio? Ma la tassa minima è 10 franchi al giorno, per giorno e notte. 10 franchi sono 1500 lire al giorno, quindi sono 45.000 lire al mese. 5 giorni, perché sabato e domenica quando sono in casa non sono contati. Saranno 35 allora. È un po' tanto. Non mi lascia più. Un momento, prego. Capisci tedesco? Poco. Als Herr Piasotti den Vertrag unterschrieben hat, hat für zwei Personen unterschrieben und nicht für drei. Niente tre persone, ja? Und auch keine Kinder hier, ja? E niente bambini. Die Polizei erlaubt es nicht. Ja? Ja, ja. Können Sie doch ins Kinderheim, ja? Dann können Sie auch hier bleiben, sonst müssen Sie ausziehen, ja? Sie können sonst hier nicht bleiben, ja? Das ist doch klar, ja? Pasqualino, sono io. Ciao. Ciao, Anna. Hai incontrato nessuno per le scale? No. Perché? Hanno bussato molte volte. Ah, sì? Non c'era nessuno.
bene, senti, qui per la camera ho già parlato io, eh. Non ti preoccupare, tutto a posto. Senti, Pino, scusa veramente per il disturbo, eh. Senti, tieni questi, vai, che cosa posso dire? No, però appena prendo la paga te le ridò. Siamo d'accordo, non ti preoccupare, tanto non preoccuparti, eh. Ciao. Grazie. Non ci stanno, all'ospedale sono. Anna, questo pomeriggio ci hanno preso le doglie. Ma ti serve qualche cosa? È che gli volevo dire... sì, insomma, gli volevo dire che col lavoro è andata bene, sai, e che comincio lunedì. Bravo! Hai visto che ci sei riuscito? Senti, Antonio, tu sai dov'è l'ospedale? Sì, ma è meglio che stai qui. Tanto fra poco torna anche Pino. Senti, Antonio, allora, mentre che aspettiamo, perché non ci vediamo una cosa, io e te? Volentieri, ma non posso. No, ma una cosa così, in due minuti. E che? Ma me lo potevi dire prima che c'avevi da fare. Vabbè... Scusa, Antonio, io non lo sapevo. Voglio dire che sei andato un'altra volta. Ah, senti, Antonio. Allora, questa, bevetevela voi, eh. No, bevetela voi. Alla salute mia. Grazie. Ciao, ciao, Antonio. Buonasera. Ragazzi, ci sono, qui a Zurigo. Sì, tante ragazze si trovano. Bisogna trovarla, ma sapere come dobbiamo fare, bisogna, ma no. Si trovano. Sai, io sono arrivato da una settimana, è poco. Sei spagnolo? Che fai, lavori a Zurigo? Sì. See you on it.
Mirko, bitte. Im zweiten Bett ist ihr Kind. Das ist ein Bub. Zweite? Ja. Alles gut? Ja, ja. Schön groß. Wie ist der Name von Ihrem Kind? Wie ist der Name von Ihrem Kind? Il nome del bambino? Ja. Giovanni. Biasutti Giovanni. Der Name vom Vater? Biasutti Giuseppe. Di Zillo Anna. Come ti senti? Adesso sono tutta fasciata. Non mi posso manco muovere. Hai visto il bambino? Sì. C'ho tutta la faccia piena di macchie. Dicono che dopo vanno via.
senta, una birra, per favore. Volevo quella, la birra, per favore. Mi manda capsofn italien. Se però arrivi di zurückschicken. Io volevo quella. I soldi. No, ma i soldi ce li ho, beh. Non so quanto costa. Sieh, dazu kannst du mit Schweizer Geld zahlen, kannst auch Schweizerdeutsch reden. Genau, und noch kein Da dire, Fräulein, ein Bier für mich bitte. Fräulein, ein Bier für mich bitte. Gut, und ein Bier für den Herr, der für dich so gut wird übersetzen. Und ein Bier für... Prima! Sei schnell, dass du Deutsch lernst. Sono da Bitte schön! Senta, una birra anche per lei, pago io. Sei già vai a trinken. Ah, danke schön! Musica? Ja, musica. No, ma quello è il bicchiere mio. No, scusa. Fisch, jetzt muss ich einfach gehen. No, una birra, per favore. Una birra, per favore. No, no, jetzt musst du verreisen, komm. No, io non ti ho fatto niente! Ma non ho fatto niente! Ma perché devo uscire? Allora, pagà!
Est con sincera commozione et profondo cordoglio che at nome governo et popolo italiano partecipo tragica scomparsa nostro connazionale et fratello. Confermo nostra solidarietà ad congiunti et lavoratori italiani tutti et assicuro personale impegno per sollecito et libero operato autorità giudiziarie. Da casa. Ciao, allora. Ciao.